Mia moglie è incinta. Non c'è posto per gente come voi. Non siete dei nostri. Andate oltre. Laggiù ci sono delle grotte. Mentre si trovano in quel luogo, si compiono per Maria i giorni del parto. Dà alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolge in fasce e lo depone in una mangiatoia. Farò conoscere il tuo nome al mondo, perché l'amore con il quale mi ami sia in essi ed io in loro. Ci sono in quella regione anche alcuni pastori con il loro gregge. Un angelo del Signore appare a loro. Non temete, ciò che vi annunzio è una grande gioia. Oggi è nato nella città di Davide il Salvatore, è il Cristo Signore. I pastori vanno senza indugio alla grotta e trovano Maria, Giuseppe ed il bambino deposto in una mangiatoia. Gesù nasce a Betlemme, al tempo in cui governa il re Erode. Nello stesso periodo, alcuni magi, guidati da una stella, giungono da Oriente a Gerusalemme, alla ricerca del nuovo re. Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire queste parole, il re Erode rimane turbato e si rivolge al sommo sacerdote, chiedendo maggiori informazioni sul luogo in cui deve nascere il Messia. Erode è preoccupato dell'avvento del nuovo re e chiama a sé i magi. Andate ed informatevi del bambino e fatemi sapere quando l'avrete trovato, perché anch'io possa adorarlo. Gesù va per le città e i villaggi, predicando il Vangelo del Regno. Un giorno, mentre sta per raggiungere un pianoro, un anziano scriba lo interroga. Corretto secondo la legge dei nostri padri. Avrò la gioia del tuo regno? Gesù non risponde e riprende il suo cammino. Gli si avvicina e gli chiede. Gesù, perché non hai risposto a quell'anziano dottore della legge? E Gesù? Non chiunque dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che il Padre mio, guardandolo nell'intimo, lo troverà povero di spirito, umile, puro di cuore, assetato di giustizia e di pace. Un secondo discepolo si avvicina a Gesù e dice: Rabbì, noi siamo soldi e pescatori, e tu usi parole che non comprendiamo. Cosa significa essere poveri di spirito? E come si può essere puri di cuore? Quando il tuo agire e il tuo parlare è leale, umile, mite, privo di arroganza e capace di creare serenità attorno a sé, allora sei una persona semplice, semplice nello spirito. E se vuoi che il cuore sia puro, opera per la pace, usa la carità e non la cupidigia, il perdono e non la vendetta, la giustizia e non l'iniquità. Allontana da te la vanità, l'invidia, l'impurità, l'ipocrisia. Solo allora potrai avere la felicità del regno dei cieli. Avvicinatosi il primo giorno degli azimi, Gesù ordina ai discepoli di preparare la cena pasquale. Venuta la sera, si mette a tavola per mangiare con loro. Prendete e mangiate. Questo è il mio corpo. In verità vi dico, colui con il quale intingo questo pane nel vino mi ha tradito. Ma non sia turbato il vostro cuore quando non ci sarò. Del luogo dove andrò, voi conoscete la via. E Tommaso. Signore, come possiamo conoscere la via? Io sono la via, la verità e la vita. Giuda, dopo aver tradito Gesù per 30 denari, lo consegna ai sommi sacerdoti e agli anziani del popolo, che decidono di farlo morire. Lo incatenano e lo conducono dal governatore Pilato. Ma chi sei?
Sei forse tu il re dei giudei? Tu lo dici. Io sono re e sono nato per portare al mondo la verità. Allora Pilato, rivolgendosi alla folla, dice: io non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Fatene quello che volete. Sentito ciò, un soldato, intrecciata una corona di spine, gliela pone sul capo. Il sentiero che porta al Calvario, Gesù cade sotto la croce. Una donna gli si avvicina per asciugargli il volto intriso di sangue e gli dice: perché Gesù, infamia della croce, che male hai fatto? Perché quella corona di spine? Donna, non versare le tue lacrime per me, ma per coloro che in me non hanno creduto. Della croce di Gesù ci sono Giovanni, il prediletto fra i discepoli. Padre, padre mio, perché tanto dolore per questo figlio? Perché ci hai abbandonati? E tu, figlio mio, perché mi abbandoni? Madre, tu lo sai, questa è la volontà del padre mio. Giovanni, questa è tua madre. Donna, questo è tuo figlio. E all'alba del primo giorno dopo il sabato, mentre Maria di Magdala e Maria di Giacomo si stanno recando al sepolcro, un frastuono sconvolge la terra. Impaurite si avvicinano, ma il corpo di Gesù: non abbandonerò i miei figli lasciandoli nella fossa, ma indicherò loro il sentiero della vita. Fin dalla sua nascita, Gesù continua ad indicarci qual è la via. Ci vengono chieste cose che forse non comprendiamo o che non vogliamo comprendere, ma le sue parole sono semplici e passano per la purezza del nostro cuore.